Allora, perché questo il ripristino delle circoscrizioni potrebbe essere una sorta di nuovo bacino elettorale, l'inizio di una nuova campagna elettorale? Oltre questo aspetto, che è un aspetto politico abbastanza grave, come diceva lei, c'è anche da valutare un altro aspetto di questa delibera, che è conferire attraverso un regolamento potere a un organismo come era quello delle circoscrizioni, la similitudine che ha fatto lei regge perfettamente, dando un potere specifico che proprio sta scritto nel regolamento di iniziativa per quanto riguarda le materie di consiglio comunale e di giunta comunale, e un potere di fornire pareri, anche se non vincolanti. Questo va a impattare su quello che è direttamente il funzionamento del Consiglio Comunale, e quindi dovrebbero essere previsti anche nello Statuto questi, come erano previste le circoscrizioni, come tutti gli altri organismi che in qualche modo modificano, anche se in maniera blanda, il funzionamento del Consiglio Comunale sono previsti. Ecco, riteniamo che oggi portare questa delibera così pasticciata, senza prevedere una modifica statutaria, perché ricordiamo, questi hanno un potere, anche le commissioni esprimono un parere non vincolante. Quante volte abbiamo approvato degli ordini del giorno, delle mozioni, delle delibere col parere negativo della commissione? O senza. Però anche prima le circoscrizioni avevano potere consultivo, anche se erano retribuite, però, che Monti le abolisse. Assolutamente, infatti erano previste nello Statuto Comunale. Lo Statuto Comunale disciplinava queste circoscrizioni, disciplinava il loro potere di iniziativa, disciplinava il loro potere di controllo. Oggi prevedere un atto così forte, così impattante nei confronti dell'organizzazione comunale e non prevedere anche una modifica dello statuto, secondo noi è un atto abbastanza grave, anche dal punto di vista. Preme, visto che diciamo non c'è un potere di fatto, è tutto aleatorio, non c'è retribuzione, sono a costo zero, cos'è? Già avete paura che torni la sezione di partito? Beh, affari maligni, tutta questa fretta effettivamente potrebbe costituire per il sindaco una futura lista sua da presentare alle prossime elezioni, dove lui non si potrà ricandidare come sindaco, ma essere capolista di una lista molto forte che si costruisce in questi 2 anni mettendo dentro sul territorio persone sue potrebbe sicuramente rappresentare per lui una forza contrattuale anche alle prossime elezioni. Allora, un tentativo maldestro, avete detto proprio di creare una sorta di, dicevo anche prima nell'altra intervista, delle sezioni, dei circoli di sezione, circoli di partito. Beh, il sindaco Cialente praticamente ha dimenticato le frazioni ormai da anni, il primo mandato tutto e questi 3 anni, quindi ben 8 anni di mandato che hanno dimenticato completamente le frazioni, quindi neanche a vantaggio del centro storico, completamente dimenticati i territori. Oggi c'è un tentativo maldestro di recupero di questa politica territoriale andando a imporre addirittura i presidenti nelle circoscrizioni, quindi recuperare un territorio con l'instaurazione, l'istituzione di nuovi consigli territoriali, lasciandosi in questi ultimi 2 anni la possibilità di nominare un presidente tra i consiglieri comunali di maggioranza, che guarda caso sono quelli che non hanno avuto prebende fino adesso. Quindi, che prebende possono avere, visto che non c'è retribuzione, non ci sono incarichi? Non c'è retribuzione, ma c'è la possibilità, per quanto riguarda questi ultimi 2 anni, di farsi una bella campagna sul territorio, andando a dire alla gente: cara Matilde, noi abbiamo la possibilità di farti colloquiare, interloquire direttamente con l'assessorato, siamo uno dei referenti del territorio. Diciamo anche che le persone non hanno più l'anello al naso, cioè nel senso che oramai questa cosa, diciamo, che si è estinta anche in maniera palese. Sì, è vero, però ricordiamo bene che se questi tipi di circoscrizioni saranno chiamati a esprimere un loro parere in questo momento consultivo sul piano regolatore, sulle proposte di delibera di giunta, sulle proposte di delibera consiliare, andare a... Ma non hanno peso, cioè che peso hanno? Ma guarda, neanche quelli, i consigli di circoscrizioni avevano potere vincolante, avevano potere consultivo sulle delibere in particolar modo di materia urbanistica. Oggi che fanno? Fanno una nomina di piccoli podestà a livello locale che andranno ad essere gli unici interlocutori, purtroppo prendendo in giro tanta gente, compresi loro che ci carranno a fare i presidenti, ma soprattutto tanta gente che in maniera spontanea andrà a
i loro referenti, quelli che verranno indicati dal sindaco come referenti della zona. Quindi no alla politica della buca, ma il rapporto con le frazioni a questo punto come si mette? Guarda, adesso questi diventeranno, tu immagina che si andrà a ricominciare a individuare nuovi consorzi sulle circoscrizioni, diventeranno i nuovi interlocutori per dire cosa e da dove cominciare, quali provvedimenti sul piano regolatore, se ci stanno degli aggiustamenti da fare, dei suggerimenti da fare, saranno loro gli interlocutori per il sindaco. Ma è un sovvertimento di quello che è stato già decretato democraticamente con le elezioni che hanno già individuato ben 3 anni fa chi deve rappresentare questo territorio. Senti, sono state già individuate le persone per andare a coprire questi incarichi così a gratis? Mi risulta di sì ed è una vergogna. Chi sono, insomma, visto che insomma qualche nome circa? È molto semplice, se tu elimini chi è già presidente di commissione su un territorio, evidentemente se ci sono 2 persone che sono già uno presidente di commissione e l'altro lo mettiamo presidente di circoscrizione, se qualcuno si aspettava di fare il capogruppo del PD lo mettiamo presidente di circoscrizione se non gliel'abbiamo fatto fare, se qualcuno si aspettava di fare l'assessore non lo possiamo accontentare, gli diamo la presidenza della circoscrizione e abbiamo già riesci a farti 4-5 idee di chi andrà a presiedere questi consigli territoriali.